Con quali buone pratiche di governo locale è possibile migliorare l'accoglienza e l'integrazione dei migranti? Se ne è discusso a Palazzo Cisterna, sede della città metropolitana di Torino, nel corso del meeting Mediterranean City to City Migration, che ha coinvolto 9 città: la capitale della Giordania, Amman, la capitale libanese, Beirut, quella portoghese, Lisbona, Lione, capoluogo della regione francese, Rhône-Alpes, la capitale spagnola, Madrid, la marocchina, Tangeri, Tunisi, Torino e Vienna. Il progetto Mediterranean City to City Migration è finanziato dalla Commissione europea e dall'Agenzia nazionale svizzera per lo sviluppo e la cooperazione. L'International Center for Migration Policy Development è il capofila del progetto, che coinvolge anche il programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani e l'Unione delle città e dei governi locali. Le 9 città coinvolte, fra cui la città metropolitana di Torino, sono anche casi di studio per come hanno saputo affrontare il problema. Torino offre il proprio contributo sul tema dell'apprendimento e scambio di buone pratiche per l'inclusione e l'accesso dei migranti ai diritti e ai servizi per i cittadini. Noi ci siamo sempre occupati della cooperazione internazionale, ci siamo sempre occupati di avere un occhio di riguardo rispetto a quelle che sono la parte debole della popolazione. Quindi noi siamo qui oggi per scambiarci buone pratiche con altre città, con altre comunità che hanno portato avanti dei progetti di inclusione. Inclusione quindi della parte debole, inclusione dei migranti e dei rifugiati. Sull'istruzione e la formazione professionale ci sono dei progetti in itinere che la città metropolitana illustra oggi in questo incontro? Sì, diciamo che ci sono parecchi progetti, in particolare sulla istruzione dei ragazzi delle scuole superiori attraverso il centro servizi didattici del cosiddetto CESEDI della città metropolitana in collaborazione con vari enti. Alcuni progetti i più significativi li presenterò io oggi e poi sulla formazione professionale sarà la dottoressa Peirolo a spiegare in sintesi ma chiaramente quali sono i progetti che la città metropolitana segue insieme alla regione. Il programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani ha la sua sede a Nairobi. Collaboriamo con enti locali come la città metropolitana di Torino, ci occupiamo dei problemi dei migranti e di tutte le fasce di popolazione che si trovano in condizioni svantaggiate. Ci occupiamo della possibilità di accesso ad abitazioni dignitose, del contrasto a fenomeni come gli homeless senza tetto e le bidonville delle periferie degradate. L'approccio è innanzitutto quello di garantire la dignità e i diritti umani.